L'arbitro della sfida, il signor Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, Antonio D'Angelo di Perugia, il primo assistente Lorenzo Di Lario di Tivoli, il secondo Gabriele Totaro di Lecce, il quarto uomo Mascarello. Guarda in mezzo, alza la palla, trova Sabatino, buona la sponda per Bochete, destro-sinistro, poi ancora destro, poi ancora sul sinistro, gran parata, Sabatino! È una sentenza, Daniela Sabatino, tredicesimo gol in campionato, la Fiorentina vede la via d'uscita, 1-0. Sulla partita, doppia finta di Bochete, sinistro con la parata di Setinia che non può più nulla. Mette lo stop alla difesa della Fiorentina, poi Mascarello nello stretto da Bochete, buon movimento, libera il destro Bochete. Si accartoccia e sotto la barriera. Adesso si può andare con il calcio di punizione per Banusic che va in porta, la palla si abbassa e Schroffenegger ci mette la mano, mette in calcio d'angolo. Laterale per la Fiorentina, rivediamo il destro di Banusic che gira con Schroffenegger. Monnecchi che crossa al centro su Sabatino che non riesce a calciare, seconda palla, poi contatto, calcio di rigore, fallo su Catena, non ha dubbi l'arbitro, fallo di Ferrario su Catena. Rivediamo ancora il contatto, la gamba di Catena è alta. Sabatino contro Zetinia, parte Sabatino, palo, sbaglia il rigore Daniela Sabatino e non chiude la partita, palla che tocca quasi il palo esterno che va a battere, arriva il cross nel cuore dell'area, colpo di testa, la palla che sbatte sul palo, ce l'ha avuta adesso la grande occasione il Pomigliano, la testa di Tudis, mobile la palla, finisce direttamente sul palo. Non deve neanche saltare la numero 23, poi si ritrova la palla in mano a Schroffenegger. Attacca la porta, apre a sinistra dove c'è Monnecchi. Monnecchi passa, lo fa molto bene. Monnecchi dentro per il destro di Sabatino, salvato sulla linea. Può ripartire ancora Catena, gran partita di Catena, davanti per Sabatino che lascia sfilare. Corre Sabatino, passa Sabatino, accelera la numero 9 in area. Sabatino guarda Bochete, la palla è per Bochete che prima calcia il terreno, poi il pallone, secondo match point. Ancora verso Monnecchi, abbassa la testa, Monnecchi uno contro uno, si rinnova il duello con Apicella, scappa via Monnecchi, cross basso, esce Zetinia, non benissimo, Bochete ancora su Zetinia, terzo match point fallito dalla Fiorentina. Qui il cross basso, non benissimo. Monnecchi vuole arrivare su questo pallone, ci arriva, tiene vivo l'attacco, rimane in area Monnecchi sul destro, alto sopra la traversa. Adesso il Pomigliano è molto molto sbilanciato. Ancora però il sinistro da fuori che colpisce un altro palo. Quante occasioni per la Fiorentina. Questo di Catena che mette palla sul sinistro, palo addirittura interno, la palla rimane lì, la allontana ulteriormente Monnecchi ma non c'è più tempo. Dopo una stagione complicatissima la Fiorentina si salva a Pomigliano, vince 1-0.